Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker, ovviamente come sempre con i vostri livelli. Allora, devo salutare però prima di tutto un po' di persone, in quanto me l'hanno chiesto, e quindi allora, saluto, iniziamo una brancata di persone proprio. Primo saluto va Andrea, poi il Jesus, ciao il Jesus che addirittura mi ha proposto denaro in cambio del saluto. Fantastico, veramente mi ha fatto morire da ridere. Ritrovate il commento sui video, credo, di venerdì, mi sembra, sotto uno dei tuoi video di venerdì mi ha fatto morire. Poi un saluto a Fireboxu o Boxu, credo, non so come si pronuncia esattamente, comunque ciao. Poi ciao Anthony, ciao Nico895 o Nicoate95, dimmi tu come si dice, non so se ho sbagliato oppure no. Una delle due è giusta, se non altro almeno il 50% ci ho preso, dai, guardi il lato positivo. Un saluto a Mattia05, poi ciao Stefano e ciao Giovanni. Quindi, allora, fatti questi saluti, direi di partire con il primo schema che è di Nick. Apriamo subito l'ID. Ok, ce l'ho fatta bene. Non riuscivo ad aprire l'ID. Si parte bene se non riescono ad aprire neanche l'ID. Il titolo è difficile? Beh, dall'anteprima direi di sì. Ambientato in Super Mario Bros. Tentativi 3, riusciti 0, percentuale di vittorie 0. E quindi, allora, bene. Vediamo. Cosa ci aspetta, caro Nick? Cosa hai creato per noi? Allora, subito a bomba così, diretti, perfetto. Oddio. Ok, mi sa che c'è da partire un po' tanto subito, ma a diritto proprio. Mi sa, occhio, che va fatto una cosa del genere. Esatto, immaginavo. Quindi, noi freghiamocene del mondo, magari non di tutto il mondo, in quanto forse andrebbe fatta una cosa del genere, ok? Perfetto. Un Goomba gigante, bellissimo, li adoro sempre i Goomba giganti. Poi qui saliamo, ok? No, che devo fare qui ora? Salto della fede! Salto della morte! Occhio! Devo saltare un po' meno e cercare di scendere, perfetto, ok? Allora, forse è più fattibile di quel che sembra, magari. Forse, oddio mio, mi ricordavo che c'erano le spine anche laggiù sotto e quindi ho detto ok, sono morto, perfetto, sono fregato. E invece no, è andata bene, ma qui se corre basta. Yes, funziona, quindi passiamo qui di sotto, mamma mia. Andiamo un po' a sbloccare qualcosa. Aspettate, perché c'è quello e quello lo volevo. Ok, mi sento un po' più tranquillo adesso. Allora, qui, oddio mio, no, no, cavoli. Da! Maledizione! Molto molto carino, molto molto carino, va fatto direi abbastanza velocemente come schema, però mi sembra si possa fare anche un po' più tranquillo. Bene, sto andando un po' troppo aggressivo adesso, direi. Non sto tagliando ancora, dicevo, perché mi sembra abbastanza veloce per ritornare lì, dovrebbe essere abbastanza veloce tornare lì. Ultime parole famose che di solito mi fanno morire, invece no, attenzione, e invece no, stavolta è andata bene. No, ma perché io faccio così? Allora, qui calma, 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 Ale, calma. Beh, bene, cioè, beh, bene, che devo fare? Oddio, ce l'abbiamo fatta! Yes! Alla grande, subito! Alla 25esima? Non lo so quante ce ne ho messe, terza o quarta volta. Comunque è andata difficile per rispondere alla domanda del titolo. Sì, abbastanza, però non troppo. Dai, è andata. Comunque l'importante è quello. Mi è piaciuto lo schema. Quindi bravo Nick, la stella te la lascio più che volentieri. Allora vi rifaccio rivedere ovviamente l'ID di questo schema. Ok, eccolo laggiù sotto, come sempre, sotto allo screenshot. Perciò ci vediamo tra un attimo con il prossimo livello. Il prossimo schema quindi è di Tammino, si chiama Find the Key ed è ambientato in New Super Mario Bros. U, percentuale vittorie 0, tentativi 68, riusciti 0. Bene, il fatto che siano 68 riusciti 0 non mi fa ben sperare proprio, anzi, mi fa sperare ben poco di riuscire. Tra l'altro faccia cattivo il nostro Tammino, attenzione, è della serie, ora ti prendo, ti tiro un pugno, direte no, lo scherzo ovviamente. Allora, vediamo un po' di, sì è vero, se non ho il fungo qua giù sotto non ci si entra, quindi c'era una freccia che mi diceva laggiù, no, 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 ok, grande così, allora, perfetto, oddio. Quanto odio queste. Via ora! Via! Non proprio così, un po' meno. Leggermente meno avanti. Ecco, bastava poco, ma leggermente meno. Quindi qui scivoliamo come prima. Perfetto, qui gli passiamo di sotto, qui gli passiamo di sotto. Qui saltiamo su!
Bastarda di una pianta, aspetta a saltare. Vedi che salto io, aspetta a saltare tu. No, voglio dire, un attimo, ci ritroviamo lì tra un po'. Forse, se non estirpo quella pianta maledetta. Allora, bene, ormai ci siamo, facciamola direttamente così. Pianta maledetta, vai su. Perfetto, intanto c'è del fuoco là dietro che ci arrivava direttamente. Ok, benissimo. Qui saltiamo, forse. Sì, viviamo, l'importante è questo. Ok, mi ero visto. Oh, fungo! 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 Non devo perderlo! Oddio, no, respawnano, ma altrimenti ci metto 25 anni a tornare indietro. Dicevo, appunto. Passiamoli sotto, va. Qui sopra, qui togliamoci questo. Qui ora c'è da stare attenti perché c'è da rimanere. E invece no, saltiamo direttamente qui che è una gran cosa. Poi, qui via. Qui ripassiamo di sotto. Qui attenzione perché questi fregano mi sa. E invece no. Questo state su voi maledetti. Ok, qui c'è da stare un attimo. No, ce l'avevo fatta. No, ritorno laggiù, prendo il fungo e ci rivediamo lì. Se ce la faccio. Se non muoio prima. In ogni caso ci ritroveremo lì dopo. Ah. Ale, stai calmo. Perfetto. Ora dopo davvero, direi. Ok, forse stavolta ce la facciamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Questa volta ce l'abbiamo fatta. E mo vieni qua. Ora, stronchiamo tutto. Oddio, che culata. Che ho battuto il nostro povero Mario. Allora, qui proviamo a fare la corsa. Attenzione, attenzione. Questa è andata. No! Oddio mio. Perché devo fare... qui come diavolo faccio fare una cosa del genere? Io ci provo, ma... come faccio a fare una cosa? Aspetta un attimo, devo ritornare piccolo, quindi. Cioè, devo tornare su e ritornare piccolo, perciò. L'unica cosa che mi viene in mente. Ah, tra un po'. Quindi, allora, noi praticamente arriviamo qui, poi risaltiamo su. Poi ci facciamo prendere da questi. Ok. Poi ritorniamo giù. Credo, a occhio, perché non riesco a capire se no come diavolo possiamo fare. Quindi qui la facciamo a diritto, qui saltiamo, qui saltiamo, qui la facciamo a diritto, qui saltiamo a diritto, perfetto, maledetto, maledettissimo, ce l'abbiamo fatta, mo vieni qua. E il nostro Mario andrà, come sempre, a funghi, direttamente fuori da un'altra parte. Benissimo, l'importante è aver fatto questo schema, molto particolare questo schema, perché la parte di sotto non era per niente scontata, il fatto che ci fosse da tornare piccoli prima, dopo aver rotto quel blocco. Quindi la stella te la lascio anche per l'originalità dello schema. Perciò, allora, Tammino, il find the key è fatto, perfetto, l'importante è questo. Ovviamente l'ID lo trovate lì sotto allo screenshot come sempre. Perciò a tra un attimo con il prossimo livello. Terzo e ultimo livello di questo video di Super Peppe, nave mattone ambientato in Super Mario Bros, tentativi 14, riusciti 2, percentuale di vittorie 14,28%, quindi andiamo a vedere subito cosa ci ha preparato il nostro Super Peppe e andiamo questa nave mattone, chi sarà mai sta nave mattone, l'importante è non ritrovarcelo sulla testa il mattone che altrimenti sono guai, quindi allora vediamo un po' di non uscire più di qui praticamente, e invece forse no, benissimo. Ok, riproviamo direttamente. Quello non va preso, bene. L'importante è essere convinti di ciò che uno fa o dice. Quindi, oddio, che pianta che c'è lassù. Perciò, no! Mi son visto quel pesce direttamente in faccia. E da qui venne la frase: ti prendono a pesci in faccia. No, scherzo, ovviamente. Quindi, allora, continuiamo e basta a dire cavolate. Passiamo di qua su sopra, che mi piace tantissimo. Ma è già fatto lo schema? C'è altro? Oddio, no! Mamma mia, quanto c'è mancato! Quanto c'è mancato perché ho detto ora prendo un trampolino. Sicuramente, tanto il nostro Mario è andato a prendersi una boccata d'aria e fare un salto nel vuoto, praticamente. I believe I can fly, ha detto, e quindi poi si è lanciato. E va bene così. Quindi, allora, una stella ce la mettiamo. Un po' corto, caro Super Peppe. La stella te la metto più che altro per... spronarti magari a fare dei livelli un po' più grandi. Ma forse era uno dei tuoi primissimi schemi, quindi può darsi anche quello. E perciò succede, con i primi schemi succede di tutto, veramente. Perciò non preoccuparti. In ogni caso, questo video finisce qui. Perciò vi invito, se vi va, a iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter. Trovate i link in descrizione. Su Facebook metterò domenica
cioè domani, credo, questo video dovrebbe uscire sabato, scusate, calcoli mentali, domenica comunque, domenica dovrebbe uscire, no dovrebbe, uscirà su Facebook, usciranno i risultati del sondaggio che ho fatto nello speciale del primo anno su YouTube, nel quale voi avete deciso e continuate a decidere ovviamente cosa far uscire come serie dopo quella di Yoshi. Ovviamente ciò non significa che magari io non farò uscire nient'altro di quello che mi avete suggerito, ben inteso, è che la serie principale dopo Yoshi diventerà quella che avete scelto voi in, diciamo, con quel voto. Ecco, tutto qua. In ogni caso, se vi va, aggiungetemi al Miiverse, anzi seguitemi sul Miiverse perché la lista amici ormai è piena, quindi seguitemi se vi va al Miiverse. Da questo video in poi metterò anche il link per Steam. Nel caso voi abbiate Steam, se volete aggiungermi agli amici, lo metterò nella descrizione insieme a tutti gli altri link. Quindi, un saluto da Access00 e alla prossima. Ciao!